È in programma a Padula, presso l'Auditorium Comunale, nella Certosa di San Lorenzo, dal 5 al 7 ottobre, il terzo meeting internazionale sull'agroecologia, nell'ambito del progetto Erasmus Euro Educates. L'importante iniziativa fa seguito al primo report internazionale sull'agroecologia, svoltosi a giugno scorso a Vienna e che ha visto insieme Austria, Francia, Slovenia, Lituania e la delegazione italiana dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arcolatino presieduta dall'avvocato Angelo Paladino. Ora le delegazioni dei 5 paesi coinvolti nel progetto sono attese nel Vallo di Diano per partecipare al meeting che è stato presentato in conferenza stampa presso la Certosa di Padula. Ci saranno delegazioni austriache da Vienna, dalla Francia, da Rambouillet, dalla Slovenia e dalla Lituania. Noi siamo il partner italiano come Osservatorio Europeo del Paesaggio e ho voluto che il meeting si tenesse in Certosa di Padula, che è un patrimonio UNESCO, ci rappresenta tutti dal punto di vista territoriale. Parleremo di agroecologia, parleremo di biodistretti e parleremo delle buone pratiche che ci sono nel Vallo di Diano. Noi abbiamo proposto a livello europeo gli orti di Sala e la Valle delle Orchidee insieme con la dieta mediterranea. Parleremo di questo e ci confronteremo con le delegazioni straniere dal 4 ottobre fino al 7 di ottobre. Avremo la visita negli orti di Sala, la Valle delle Orchidee, gireremo il Vallo di Diano con queste delegazioni straniere e alla fine, il 7, ci sarà il meeting finale dove presenteremo il primo rapporto italiano sull'agroecologia. È un tema che mi tocca particolarmente, le colture biologiche. Io non è che faccio solo il sindaco, il mio hobby particolare è quello di dedicarmi, io provengo dal mondo contadino, io faccio il biologico non da oggi ma da anni, perché secondo me in questo momento particolare dove sono in grosso aumento le fasi di allergie soprattutto per quanto riguarda i bambini ma anche le persone in tarda età, che chi è celiaco, chi ha delle allergie particolari, e quindi è un tema sicuramente attuale che dovrebbe far riflettere un poco tutti quanti, anche perché i prodotti agricoli danno un reddito maggiore, andare sul mercato con prodotti biologici certificati è sicuramente un motivo in più per quanto riguarda gli agricoltori, i coltivatori diretti che si dedicano a questo lavoro.